Io c'ho un lab. No, non viene l'altro qua. O oh, via! Che è la cash cam? È Marco Molesto. E tu? Sì, è andata sulla reazione. Siamo appena arrivati alla fiera, c'è parecchia gente per essere, ecco, io sto già morendo di caldo, quindi adesso vedremo l'interno, ho promesso aria condizionata, vi porto a fare anche un giretto e come avevo detto nel video precedente anche qui sarò domani con Meiko e oggi con Strength che ha già avuto un po' di problemi ma sono 3 anni che non lo metto pulito. Quindi quella è la fila? Ah no, bella! La Laura prima che l'ho costretta io. Qual è il tuo cosplay? Strength di Black Rock Shooter. Ok, a noi che siamo due carampane, no? Ci racconti più o meno di cosa si tratta? Intanto diciamo, cartone, videogioco, anime? Tutte e due. Tutte e due, ok, perfetto. E praticamente diciamo che è la nemica della protagonista, è tutto sul psicologico, è molto... Bello, già il fatto che hai scelto la nemica della protagonista ci piace tantissimo. Sì, no, era troppo... Vai! Ma io ti senti la cena?
Buongiorno raga, oggi è il giorno 2, quindi è domenica in questo caso. Sto registrando adesso di mattina, che sono le 6:30, sto a parte del video. E ieri mi scuso per non aver fatto più di tanto riprese, però eravamo stanchi, avevo dormito pochissimo. E alla fine ho fatto una bellissima cosa, come potete vederlo sia da qui, adesso non si vede, che comunque dal resto del vlog. E c'era anche un bellissimo doggo in una coda fluff. E ieri infatti ho portato Stride, quindi ero proprio stanca e tutto. Quindi alla fine ho registrato poco e niente, veramente mi dispiace tantissimo. Quindi oggi cercherò di rimediare. Poi ieri anche nel tornare oltre la strada era... tutte le strade erano completamente chiuse, quindi se ci dovevamo mettere 20 minuti ci abbiamo messo tipo un'ora in più. E siamo arrivati tipo l'una, il tempo di medicare, tatuaggio e tutto. E si è fatto veramente veramente tardi. Quindi oggi, che in teoria dovrei portare make-up, però non sono molto convinta per il caldo, perché ok, non è il caldo di novembre, ma però comunque è veramente caldo tenere una parrucca, tenere il cosplay è stancante, se metti tutto insieme è caldo comunque. Quindi ci sto ancora un po' pensando su, sono molto indecisa sulla cosa, perché dovevo portarlo, però dopo ieri sinceramente non lo so, non lo so. Cercherò di farvi vedere meglio oggi la fiera e cercherò anche di fare più pezzettoni parlati, cosa che ieri non ho fatto. Adesso, bravi molesti che siamo, andiamo a svegliare gli altri, perché ieri ci hanno detto che siamo stati su tardi e quindi oggi io sono sveglia dalle 6 in realtà, io sto registrando dopo mezz'ora sto video, mi andiamo a svegliare perché ormai comunque si avvicinano le 7 e siccome aveva detto di star su alle 6, mo ci penso io. Doggy! Sì, quella è la sua fotocamera. Boh, siamo in macchina, stiamo partendo, la parrucca è un po' me, però il viaggio un po' l'ha scompisciata, un po' gli è successo di tutto, poverina, quindi per oggi va bene così, tanto mi sa che nel tardo pomeriggio comunque mi smonto, non starò 24 ore con questo cosplay. Addosso. Quindi adesso mi sa che andiamo a fare spesa, perché il cibo in fiera costa veramente tanto, 7 euro per un hot dog neanche tanto grosso, mi sembrano un pochino esagerati, quindi mi sa che andiamo in un supermercato a fare spesa, io concetto così proprio da Dio, prendere un po' di panini e poi andiamo su. Dopo tipo 1000 ricerche siamo riusciti a trovare un supermercato attivo, perché tutti aprono alle 9 e noi eravamo partiti e in quel momento erano le 8:30. E quindi ricerche, il terzo supermercato abbiamo trovato un Lidl, non so se si possa capire, più o meno, e vicino a un Ipercop. Io sto morendo perché qualcuno è infame, ha spento la macchina e sono sotto il sole e mi verrebbe da tirargli tanti accidenti. Vabbè, in ogni caso abbiamo trovato il cibo per oggi, quindi siamo a posto, perché andare a pagare 7 euro un hot dog e 10 euro un panino con l'hamburger piccolo mi sembrano veramente esagerati, quindi aspettiamo che tornano e poi si riparte. Ci mancano ancora tipo 50 minuti di strada per arrivare a Parma e c'ho Radio Padova, quindi io ho preso Padova, quindi niente, sto morendo di caldo, voglio morire in questo momento, mi sento un cane abbandonato in macchina. Oh via, sto facendo i social, vedete? Il dietro le quinte.
non piace che siano solo lì sedute, giusto? Vogliamo spiegare al pubblico di cosa si occupano, vero? Per l'entrata e per l'uscita, mi raccomando, se dovete ampliarmi nei movimenti, che abbiamo già esatto. E soprattutto io e Mascotta ne siamo sul palco, piccole piccole, dobbiamo arrivare a fine della fiera, sarebbe carino, sì, mi piacerebbe. Bene, allora noi diamo il via al nostro contest. Walter ci porta Predator dal film Predator 2. Grazie veramente, io e l'ammiraglio, giratevi, salutatelo, un per l'ammiraglio! Facciamo sentire bene con... Hai detto me? Sì, sono fidanzata. Sì, vabbè, ma io ho una figlia che è più grande di te di 70 anni, non ti preoccupare. Lo so che sono molto più bello del tuo. No, è bello, guardate che bello, insomma, veramente che bello. Come sta soffrendo l'uomo Arengi? No, sai... L'uomo Arengi, hai i migliori, quello che ti mandano a te. Ragazzi, torno a casa, sono le 8:30, avrei voluto fare più riprese, sono un po' sfatta come potete vedere, però alla fine sono stata un sacco indaffarata con i fotografi, quindi non ho avuto modo di registrare. C'è stato un momento dove mi hanno tenuto impegnata anche quasi 40 minuti, uno dietro l'altro proprio, e poi dopo sono andata a fare sostegno morale alla Runa, che vi lascio comunque il nick qui se lo volete andare a seguire su Instagram, fa cosplay bellissimi. Perché era, faceva il suo primo tatuaggio e siamo stati tipo io e lui a convincere Runa e Gurren a fare i primi tatuaggi, e quindi dovevo esserci. Con un po' di riprese le ho fatte, adesso ci aspetta il viaggio di ritorno e poi vi farò vedere quello che ho acquistato, ma mi sa che ho acquistato una cosa sola. Sì. Sì, tranne questo che non so se si può considerare nel video acquisti. No, vi spiegherò comunque tutto dopo nell'altro video perché non ho acquistato. Raghi, si è scaricata la macchina fotografica, quindi farò le riprese col cellulare, dove potete vedere ancora meglio quanti miei capelli siano sfatti di quanto io abbia bisogno di fare una doccia. E cioè, bello il sole, bravo sole, censura. Comunque, stavo dicendo, vi spiegherò tutto nel video che degli acquisti, il motivo per cui non ho fatto acquisti videoludici, così almeno non vado a fare questo vlog troppo lungo, perché questo vlog racchiude ben 2 giorni, e quindi dai, lo sapete, non mi piace fare video di mezz'ora, quindi comunque sì, mi pare di aver fatto solo un acquisto, vabbè, oltre all'album di Giorgio Vanni, il nuovo, autografato e tutto, però vabbè, quello è un piccolo dettaglio, ecco. Mi sono infilata nel letto sfatta e speravo venisse Midna, ma si è messa nel corridoio la stronza, quindi non verrà. E niente, siamo arrivati a casa che erano le 10:40 più o meno, e purtroppo non ci siamo fermati a mangiare in autostrada, intanto ho curato questo.
perché davamo per scontato che un ristorante della mia zona fosse aperto fino alle 11:30, o perlomeno così c'era scritto ovunque, invece ha chiuso prima. Quindi adesso mi sto rilassando un attimo, mi do una struccata agli occhi perché questo è veramente penoso, si può vedere, è scolorito tutto, non me ne ho neanche accorta. E poi andremo a Nanna e coccolerà tanto tanto la M'lady, che se venisse qua la M'lady, Midna, Midna. Il bello è che mi sta guardando, è la stronza perché mi sta guardando.